Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi breve video per parlarvi della mia nuova torcia frontale, la Wizard C2VR di Armitech. L'azienda me l'ha fornita gratuitamente per provarla e per mostrarvela. Ce l'ho da circa un mese e mi sta piacendo parecchio. È una torcia che costa, ragazzi, ve lo dico subito, ma d'altra parte se devo farvi vedere un prodotto vi faccio vedere roba buona. Ad ogni modo qui sotto trovate un codice sconto del 15%. Che non è male. Io non ci guadagno nulla, non mi sono stati offerti soldi, non mi sono state offerte commissioni sulle vendite. Avete voi lo sconto e stop. La Wizard C2VR è una lampada frontale di tipo tattico, quindi classico corpo di forma allungata in alluminio aeronautico, impermeabile e resistente agli urti, che volendo si stacca velocemente dalla fascia per la testa e diventa una torcia classica che potete tenere in mano, attaccare ad uno zaino con la clip in dotazione, appoggiare da qualche parte oppure attaccare ad una superficie di metallo perché ha il magnete. Piuttosto che mettermi a fare una recensione lunga e piena di dettagli che ci rompiamo le scatole sia io che voi, intanto vi metto qui davanti la confezione in modo che potete mettere in pausa il video e leggervi le principali caratteristiche. E poi mi focalizzo sugli aspetti che più mi hanno incuriosito sia della torcia ma anche dell'azienda stessa e che mi hanno convinto ad accettare la collaborazione con Armitech. In un mercato ormai dominato dai brand cinesi, qui abbiamo un'azienda canadese con sede principale in Germania, che possiede sì una fabbrica in Cina, ma è una fabbrica che si occupa solamente dell'assemblaggio. Le componenti della torcia sono di origine americana e giapponese. Questo è un primo dettaglio che mi ha incuriosito e che mi ha fatto dire: ok, mandate, vediamo di cosa si tratta. Altro motivo che mi ha convinto ad accettare la collaborazione è che si sono posti nei miei confronti in maniera molto tranquilla. Non mi hanno dato scadenze, mi hanno detto di prendermi tutto il tempo che mi serviva per provare la torcia, non hanno voluto mettere il becco nei contenuti. Per esperienza posso dirvi che tutto ciò denota una certa professionalità, e attenzione che non tutti sono così. Molte aziende pensano di poter trattare i creator come se fossero alle loro dipendenze per il semplice fatto che hanno regalato un prodotto che a loro costa praticamente zero, e questo è il motivo per cui nell'ultimo anno ho rifiutato la maggior parte delle proposte che mi sono arrivate. Vi dicevo poco fa che è un oggetto che costa, e in effetti la qualità si vede tutta, dal corpo con questa finitura nera opaca alle gomme, alle plastiche e via dicendo. Un'altra cosa che mi piace è che ha sia il LED bianco che quello rosso. La luce rossa può essere utilizzata al posto di quella bianca per illuminare, conservando però nello stesso tempo la visione notturna, oppure per segnalare la propria presenza. Vi ho anche accennato al fatto che la torcia può essere sganciata dalla fascia per la testa ed utilizzata a mano. Questa è una caratteristica che hanno praticamente tutte le torce frontali, ma non sempre l'aggancio e lo sgancio sono così semplici. Guardate la TH30 di True Night, ad esempio, che è la frontale che ho utilizzato finora e che pure è un'ottima torcia. Ha questi anelli di gomma, per cui metterla e toglierla è abbastanza laborioso. Molto difficile se ce l'avete in testa. Eccoci qua, proviamo a rimetterla, vediamo un po', mi aiuto col display della camera, una parola. Quest'altra invece ha una clippa di incastro con delle guide, molto più semplice. Poi volendo, per una maggiore sicurezza, si può chiudere l'anello in gomma. Riproviamo. Sempre rimanendo sul confronto con la TH30, un'altra cosa intelligente è la posizione del tasto di accensione. Questa per accenderla devo fare o così, e quindi poi mi si sposta e devo rimetterla in posizione, oppure fare così e mettermi una mano davanti alla faccia. Quest'altra è molto più comoda. Per quanto riguarda la luminosità massima, sicuramente ci sono torce più potenti nella stessa fascia di prezzo, e la TH30 è una di queste. Bisognerebbe però andare a vedere come questo output massimo è gestito dall'elettronica interna. Quanto scaldano? Quanto la durata della batteria rimane costante nel tempo? Se i lumen dichiarati sono effettivamente quelli? Insomma, analisi approfondite per le quali io non possiedo la strumentazione e che esulano anche un po' dagli scopi di questo canale. Posso dirvi che al momento io mi trovo bene con la modalità main 1, ossia 130 lumen, che sono più che sufficienti per illuminare il campo e l'interno della tenda, mentre c'è un branco di cornacchie che evidentemente non mi vuole qui, e che con questa modalità ci faccio due o tre serate prima di doverla ricaricare. E niente ragazzi, avevo voglia di cambiare, di provare un prodotto nuovo, e ho pensato che sarebbe stato interessante mostrarvi
un'alternativa rispetto alla lampada frontale che ho utilizzato negli ultimi anni e che vi ho consigliato ripetutamente finora. Le mie prime impressioni su Armitech sono più che positive, per cui da adesso in poi utilizzerò questa e vedremo se diventerà la nuova frontale definitiva. In descrizione trovate il link della torcia con il codice sconto qualora dovesse interessarvi. Vi segnalo anche che l'Armitech è un canale YouTube pieno di video che vi spiegano come funzionano le torce, come si usano, come si ricaricano. Anche questo ve lo lascio in descrizione, fatemi sapere se il video vi è stato utile. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo presto.